Buongiorno a tutti, carissimi dipendenti e soci del Cubo. Volevo mettervi al corrente di una iniziativa che noi riteniamo veramente di grande valore e di grande interesse per tutti voi, che è quella del Cubo Fest. Analogamente a quello che già avviene a livello di studentesco con l'organizzazione dell'Alma Fest, si è pensato evidentemente di essere più inclusivi, più aperti a tutti quanti coloro che fanno parte della grande famiglia di Unibo e quindi rivolta in particolare ai dipendenti, soci o non soci dell'Università del Cubo, e organizzare appunto degli eventi che si svolgeranno prevalentemente nell'arco di tempo di circa un mese e mezzo e che non si svolgano soltanto a Bologna, ma che sono anche organizzati nei diversi campus. Questo per dare ancora più forza a quello che era stato uno dei miei primari obiettivi quando decisi di candidarmi a presidente del Cubo, che era quello di togliere al Cubo questa aurea un po' Bologna-centrica ed essere un po' più inclusivo nei confronti del campus. Le iniziative sono tante, non soltanto iniziative di sport, come ad esempio l'organizzazione di un evento di tennis e podismo, analogo a quello che abbiamo tra parentesi già organizzato lo scorso anno e che ebbe un enorme successo con più di 100 partecipanti. A questo si aggiungeranno delle visite guidate in posti meravigliosi, musei, mostre, opere d'arte e quant'altro, e aggiungo anche una interessante iniziativa che riguarda invece un po' più il welfare, cioè lo star bene. Abbiamo deciso appunto di coinvolgere un nutrizionista che ci spiegherà nel dettaglio in una conferenza che sarà organizzata all'interno sempre dell'occasione di Cervia di podismo e tennis e che si occuperà sì di nutrizionismo nell'ambito sportivo ma anche di nutrizionismo in genere, un nutrizionismo che ha come obiettivo quello dello star bene in salute, di come comportarsi per avere una vita più sana e più regolare possibilmente. Non è da dimenticare anche un'occasione importante che è quella del trekking, che ha sempre avuto un grandissimo successo tra i nostri soci e non soci, e con iniziative che vengono organizzate prevalentemente nell'area romagnola. Quindi vi invito tutti a partecipare numerosi a queste iniziative. Grazie della vostra attenzione e vi aspetto davvero molto numerosi.